Buonasera a tutti, siamo alla quarta puntata del nostro ciclo di conferenze e dopo aver attraversato, diciamo così, il periodo preromano con varie tappe, stiamo approdando al periodo romano, però credo che la professoressa Cresci questa sera appunterà la sua attenzione prima che sul periodo romano, proprio su quel momento cruciale che sono gli anni o i secoli, diciamo forse meglio, di passaggio fra nel Veneto, come più o meno in tutta la penisola italica, il momento di passaggio dalla civiltà preromana, nel nostro caso la civiltà dei Veneti, all'arrivo dei Romani e quindi al passaggio alla cultura, alla tradizione, alle usanze dei Romani. Momento critico. Credo che la persona più qualificata per illustrare questo momento sia proprio la professoressa Giovannella Cresci Marrone, che abbiamo già avuto il piacere e l'onore di ospitare l'anno scorso in questo nostro ciclo di l'anno scorso in questo ciclo di conferenze. Credo che la conoscano moltissimi di voi, docente di storia romana presso l'Università Ca' Foscari e specialista in molti rami della materia, fra cui con grande piacere devo ricordare la sua grande cultura altinate e tutta una serie di lavori su Altino che abbiamo sempre fatto insieme e che speriamo di continuare a fare insieme. Grazie e grazie Giovannella. Grazie a voi. Allora, un saluto a tutti gli intervenuti e un grazie a Margherita Tirelli che anche quest'anno mi ha coinvolto in questo suo così gradito corso di archeologia che ha, come sapete, al centro il tema del sacro. Ecco, prima di affrontare il tema principale della nostra chiacchierata, cioè l'affermazione nel Veneto di un nuovo Pantheon, quindi di un nuovo paesaggio religioso a seguito dell'ingresso delle comunità del Veneto nella romanità, io penso che sia opportuno richiamare molto velocemente quali sono le tappe dell'ingresso dei Veneti appunto nella romanità, le tappe istituzionali. I Veneti antichi e i Romani coltivarono un rapporto che durò secoli e un rapporto mai conflittuale. Dal 225 avanti Cristo poi fu formalizzato un trattato di alleanza, un trattato di alleanza in funzione anticeltica, quindi un mutuo soccorso militare per proteggersi entrambi dalle infiltrazioni delle popolazioni venete. Da questo momento quindi i rapporti si strinsero sempre di più e attraverso delle tappe successive il Veneto entrò nella romanità. Nell'89 avanti Cristo Roma concesse agli abitanti dell'Italia settentrionale e quindi anche del Veneto una cittadinanza romana chiamata di serie B, si chiamava Latinitas, che fu estesa a tutti gli abitanti del Veneto, mentre i magistrati del Veneto ebbero già la cittadinanza romana. Nel 49 avanti Cristo, soprattutto per volontà di Cesare, fu concessa la piena cittadinanza romana a tutti, soprattutto perché molti veneti erano accorsi nelle sue legioni e la conquista della Gallia era venuta proprio anche grazie a molti soldati che avevano militato come ausiliari proprio reclutati nel Veneto. Poi nel 42 avanti Cristo venne sciolta la provincia della Gallia Cisalpina e tutte le città del Veneto divennero municipi o colonie romane. Queste, vedete, sono le tappe di questo ingresso istituzionale
del Veneto nella romanità, ma in questi secoli il contatto fra questi due popoli innescò quello che i sociologi chiamano un processo acculturativo vicendevole. E questo processo di conoscenza reciproca non fu inquinato da nessun evento contrastivo. Mai i Veneti combatterono con i Romani e quindi fu un processo consensuale, tanto che uno storico tedesco che si chiama Wittinghoff nel 1970 ha coniato una definizione, Selbstromanisierung, che insomma tradotto vuol dire autoromanizzazione. Vuol dire che questo processo fu lento, condiviso e portò quindi a una integrazione per tappe successive dalle strutture venete a quelle romane. Un processo quindi negoziato e condiviso. Perché vi dico questo? Bene, perché in questo processo acculturativo la religione ebbe un ruolo molto importante. Quindi è veramente significativo comprendere come la religione dei Veneti antichi, che voi dagli appuntamenti precedenti avete già imparato a conoscere, come fu traghettata nel sistema religioso romano. Avete già imparato che i Veneti antichi erano politeisti, questa immagine l'avete già vista dalle mie colleghe che precedentemente hanno parlato della religione dei Veneti. Quindi tante divinità, tanti luoghi di culto in città come Este, Padova, vicino alla laguna come Altino, località di montagna. Ma la caratteristica degli dèi dei Veneti è che gli dèi non viaggiavano, nel senso che ognuno era titolare di culto in un solo santuario. Quindi noi troviamo Reizia solo a Este, così come troviamo il dio Altno Altino solo ad Altino. Troviamo la divinità Tramusiate solo all'Agole di Calalzo. Capite? Quindi ogni centro di culto ha una sola divinità. E questa unicità è sottolineata da un epiteto che è presente per molte divinità, che è l'epiteto Sainate, che vuol dire proprio divinità del luogo. Quindi sono politeisti, hanno tanti dei maschi e femmine, ma la caratteristica è che ognuno è titolare del culto in un luogo solo. Una seconda caratteristica che avrete imparato a conoscere è che le divinità sono titolari, sono proprietarie di luoghi di culto delimitati. Vedete che questa iscrizione venetica rinvenuta a Padova è un cippo terminale che dei magistrati, che probabilmente si chiamavano Medi, posero proprio per distinguere qual era il luogo di proprietà della divinità. E noi, anche questo passo l'avete già letto, no? Da Strabone sappiamo che molti di questi luoghi di culto erano all'aperto, erano dei boschi sacri, dove, secondo il racconto di Strabone, che ci dà una descrizione di questi luoghi di culto con gli occhi dei frequentatori greci, dove ad esempio la selvaggina inseguita dai cani si poteva lì rifugiare, dove specie diverse convivevano. Si tratta tutte di metafore animali per far capire che i luoghi di culto dei Veneti antichi erano luoghi in cui i frequentatori potevano appartenere anche a popoli antagonisti, ma che potevano all'interno dei luoghi di culto convivere e magari commerciare pacificamente. Certo, le divinità dei Veneti avevano degli spazi a loro dedicati, ma erano spazi all'aperto, non monumentalizzati. Quindi gli dèi del Veneto non avevano casa. E quando, come ad Altino,
nel VI secolo avanti Cristo, proprio la professoressa, la dottoressa Tirelli ha scavato un santuario arcaico in cui sono state trovate delle strutture. Queste strutture erano lignee di legno, materiale deperibile, e servivano all'accoglienza dei devoti o degli officianti, ma non erano la casa del Dio. Ecco, e l'ultimo aspetto che avete imparato dai precedenti appuntamenti a conoscere è che gli dèi del Veneto non hanno un volto, non hanno una figura. La religione dei Veneti è, si suole dire, aniconica, nel senso che a essere rappresentate nei numerosi votivi che sono venuti alla luce non sono le divinità, ma sono i devoti. Qui li avete già imparati a conoscere sia in forma individuale, sia in forma collettiva, in processioni, vestiti da guerrieri, oppure come sacerdoti. Ecco, però a essere rappresentati sono i devoti e non le divinità. Queste sono, diciamo così, le caratteristiche della religione dei Veneti antichi che, come vedremo, cambiano con l'avvento della romanità. E quando parliamo di religione romana è però necessario che io vi introduca brevemente dei concetti che molti di voi conoscerete, però è meglio, diciamo così, precisarli. Anche i romani erano politeisti, cioè avevano un pantheon nutrito da tantissime divinità, e sin dall'origine della loro civiltà la loro religione fu molto inclusiva. Pensate che prima della battaglia il generale romano rivolgeva una preghiera alle divinità del nemico, invitandole a abbandonare il nemico e passare dalla parte dei romani, promettendo in cambio che in Roma avrebbe avuto tempio, culto e così via. Questo rituale si chiamava la evocatio. Questo vi fa capire che era una religione aperta, inclusiva. Però la religione romana era molto, molto diversa dal nostro concetto di religione. E se noi non capiamo quali sono i fondamenti della religione romana, non capiamo la romanità. Perché? Perché la religione romana è una religione contrattualistica. In che senso? Perché la comunità degli uomini sigla un contratto con la comunità degli dèi e deve mantenere la Pax Deorum. Cosa vuol dire? I buoni rapporti fra la comunità degli uomini e la comunità degli dèi. Ma questo risultato si ottiene solo giorno per giorno attraverso una quantità di riti che devono essere tributati alle divinità. Se una minima infrazione, anche involontaria, viene commessa nell'esecuzione di questi riti, questo provoca l'ira della divinità, la rottura della Pax Eorum e la necessità di compiere dei riti espiatori. Quindi è una divinità che non conosce la parola fede, come noi invece siamo abituati a concepire nelle nostre religioni monoteistiche. È una religione che ha una seconda caratteristica, è una religione comunitaria. Ai riti deve partecipare tutta la comunità. Basta che una parte della comunità si rifiuti di partecipare, come ad esempio i plebei al tempo delle secessioni, o come i cristiani, che come sapete si rifiutavano di partecipare ai riti collettivi. Bene, questo provocava la rottura della Pax Deorum e sarebbe stato foriero di disgrazie per la collettività tutta.
Le divinità dei Romani, poi, sono molto diverse dalle divinità, ad esempio, dei Greci. Infatti, non hanno vicende personali, non conoscono miti, leggende, non si manifestano attraverso dei testi rivelati, non promettono la vita ultraterrena, non prescrivono quello che è bene o quello che è male. E allora voi direte, che ci stanno a fare? Beh, ci stanno a fare perché ogni divinità ha un nome e un perimetro di competenza. Vi faccio l'esempio. Giunone Lucina. Giunone è una divinità femminile che con l'attributo Lucina ha come perimetro di competenza proteggere le nascite dei bambini, cioè far venire alla luce i bambini. Ecco, quindi le partorienti sapevano che dovevano rivolgersi a lei, compiere per lei dei riti se volevano avere un parto favorevole. Quindi ogni realtà nel mondo della religione romana ha una sua divinità. Pensate che c'è la divinità del puzzo, Mefitis. Mefitis è il cattivo odore, no? Ecco, perché c'è la divinità del cattivo odore? Perché i romani vivevano in zone all'inizio, no, piene di malaria, no? E se volevano scongiurare la malaria dovevano rivolgersi alla divinità Mefitis e così via, no? Quindi è una religione di questo tipo, basata sul rito e sul culto che è il solo a garantire il benessere della comunità. L'ultima cosa che vi devo dire è chi officia i riti. Sono i magistrati romani. Quindi a officiare i riti sono al tempo arcaico della monarchia il re. Quando c'è la Repubblica sono i consoli e i comandanti militari. Quando ci sarà l'impero e l'imperatore. Certo che in questi culti, come vedete, i magistrati sono assistiti da personale ausiliario, i vittimari che uccidono gli animali, gli auguri che interpretano il volere degli dèi consultando i segni, cioè decodificando i segni, ad esempio i voli degli uccelli, ci sono gli aruspici che ci dicono se gli dèi sono d'accordo o meno con una decisione guardando gli exta, cioè l'interiore degli animali sacrificati, però gli officianti sono sempre magistrati romani. Queste sono le caratteristiche salienti della religione romana. Adesso cerchiamo di vedere insieme quando arriva nel Veneto e quali sono le trasformazioni che innesca nel paesaggio religioso che avete imparato a conoscere dagli appuntamenti precedenti. Il primo cambiamento è dare una casa alle divinità. Da chi impararono i Veneti a costruire una casa alle divinità? Beh, l'esempio, il primo esempio, lo trassero da Aquileia. I Romani nella Venezia dedussero una sola colonia, Aquileia, e lo fecero proprio per proteggere i Veneti dalle incursioni dei Galli Carni. Arrivarono nel sito di Aquileia, nella nuova città, migliaia e migliaia di famiglie che provenivano dal Lazio, probabilmente soprattutto da Preneste e da Tivoli, e portarono ovviamente la loro religione, i loro usi, i loro costumi, la loro lingua. E la prima cosa che fecero è costruire, non proprio la prima, perché la prima generazione fu quasi sterminata dagli Istri, ma appena poterono, costruirono il tempio che per la divinità
che era prospiciente al foro, alla piazza del mercato. Ce lo ricorda questa bellissima iscrizione che è stata rinvenuta da Aquileia negli anni Ottanta, proprio nella piazza principale, nel foro. E vedete, qui si parla di un personaggio, Tito Annio Lusco, che era il commissario, uno dei tre commissari inviati a Roma nel 169 avanti Cristo per portare altre 1500 famiglie in questa colonia, perché la prima generazione di coloni era stata quasi interamente sterminata. E vedete, si ricorda, questa è la base di statua in onore di questo, diciamo, fondatore, e si ricorda che lui cosa fece? Faciundiam dedit dedicavitque hance edem, questa casa del Dio. Noi usiamo la parola tempio, la parola templum in latino vuol dire tutto il luogo di proprietà della divinità, che è un luogo abbastanza ampio, che veniva inaugurato. Cosa vuol dire la parola inaugurato, che usiamo anche adesso? Consacrato dagli auguri alla divinità. E solitamente i templi romani sono su un alto podio perché la divinità dall'alto doveva scrutare, diciamo, tutto il territorio inaugurato che era di sua proprietà. La casa del Dio vera e propria, i romani la chiamavano Edes, quindi Hance Edem vuol dire questa tempio. E vedete, quindi noi sappiamo che ad Aquileia, con la fondazione della città, si costruì questo tempio, ma anche fuori dalla città, nella località monastero, sono state rinvenute, vedete, questi bellissimi frammenti di un fregio che doveva essere ospitato nel frontone di un tempio che si trovava nel suburbio della città e di cui noi non possediamo nessun altro evidenza materiale. Però quindi questi romani di Aquileia hanno introdotto la loro religione e i veneti hanno imparato a conoscerla. E quello che è stupefacente è la velocità con cui hanno assorbito questa novità, dare una casa alla divinità. Qui siamo a Verona, che è nel Veneto, ma che in età preromana era abitata dalla comunità dei Galli Cenomani. Guardate, Brunella Bruno, ispettrice della soprintendenza, ha, non molti anni fa, nella Valpolicella, a Marano di Valpolicella, nel Monte Castellon, portata alla luce un tempio, di cui vedete qui una ricostruzione, che è di fine secondo secolo avanti Cristo. Quindi saranno passati all'incirca 60 anni da quando i coloni di Aquileia hanno costruito i templi alle loro divinità romane, che in Veneto già si incomincia a costruire la casa del Dio. Pochi anni dopo, a Verona, alle pendici del Monte Cidneo, Giuliana Cavalieri Manasse ha portato alla luce le fondamenta di un tempio, appunto, di primo secolo avanti Cristo, che ha preceduto il grande Capitolium, che è stato costruito dall'altra parte del fiume Adige al momento della fondazione della colonia in età augustea. Quindi vedete, in 100 anni, tre case del Dio, no? Successive. Ma lo stesso è avvenuto ad Altino. Voi vedete, forse questa è un'immagine che avrete forse già vista, è una straordinaria fotografia, diciamo, che nel 2007 ha consentito di vedere quello che c'è ancora di inesplorato sottoterra ad Altino. E qui vedete il foro e qui il Capitolium. Quindi anche ad Altino si costruì un tempio e questo frammento di di ceramico che doveva essere ospitato
vedete, molto simile a queste, no? Ecco, ci fa capire che in età tardo-repubblicana anche Altino si era dotato di una casa del Dio. Questo è avvenuto anche ad Este, sia in quello che è chiamato il santuario occidentale, quello dei Dioscuri, sia nel santuario di Reizia, dove è stato trovato ancora una volta un frammento di questi fregi, queste statue frontonali e anche la Certi di Colonna. Quindi anche nel Veneto le divinità ottennero una casa. Ma cosa stava dentro il Tempio? Ecco, il Tempio non è uguale alla Chiesa, mi raccomando. Il Tempio è una struttura che ospita la statua del Dio e non è aperta ai fedeli come la Chiesa. I templi erano chiusi, no? Ed erano mantenuti da personale specializzato, venivano delle sorte di sacrestani che venivano chiamati aedituri, da edes aedituri, e che custodivano quello che stava dentro al tempio, cioè la statua di culto e anche tutte le suppellettili che erano utili a proprio portare a termine tutti i riti. Pensate che questi suppellettili potevano essere, ad esempio, tessili, tendaggi, cuscini e così via. Molti erano metallici, cioè erano proprio gli oggetti, ad esempio il coltello con cui si uccidevano, no? gli animali che venivano appunto sacrificati. Molti altri potevano essere di ceramica, no? Ricordatevi che i templi, dentro alla cella del tempio, che sta sempre chiusa, si conservavano anche gli ex voto più preziosi, quelli che venivano chiamati i tesauroi. I templi romani erano anche delle banche in cui si conservavano i tesori della comunità e anche i testamenti, no? Cioè il testamento dove si conservava, non dal notaio, ma dentro il tempio. Ecco, ovviamente la statua del culto è l'altra grande novità. Nell'età di romanizzazione, i Veneti, nel momento in cui costruiscono la casa, ecco che devono dare una figura alla divinità. E quindi guardate questo, che è un bel ex voto, è una laminetta d'argento che proviene da Oronzo di Cadore. E forse riuscite a vedere anche queste lettere che sono state incise, votum solvit libens merito, che ci fa capire che è un ex voto. Ma su questo torneremo. Però vedete cosa rappresenta questa laminetta? Vedete il Tempio, lo vedete? La casa del Dio. E rappresenta la divinità, la statua di culto e il devoto. Quindi adesso, tra secondo e primo secolo avanti Cristo, anche nel Veneto, le divinità incominciano ad avere non solo una casa, ma anche una figura. E non a caso gli ex voto incominciano a riprodurre non più il devoto, ma la divinità. Nel santuario di Reizia a Este, di cui avrete sentito tanto parlare, dove sono stati rinvenuti migliaia di ex voto che rappresentavano i devoti, ecco che cominciano a apparire invece, qui li vedete, questi che vi faccio vedere sono in argento e questi in bronzo, la divinità, che è una divinità femminile con un elmo in testa che è paragonabile ad una Minerva. Quindi vedete queste due importanti novità. Ma nel sistema, ecco qui guardo, vi faccio vedere l'interno dei templi, dove i devoti non andavano quasi mai, solo in rarissime occasioni, erano coloratissimi. Vi porto il caso di Brescia, Brixia, che so che non è nel Veneto, ma guardate dove si sono conservati all'interno. Se avete occasione di andare, andatela a vedere, perché è veramente un'esperienza
importante. Questo è un tempio tardo repubblicano e vedete quattro celle, probabilmente una per Giove, una per Minerva, una per Giunone e l'altra per la divinità indigena, molto probabilmente. E gli interni, guardate come sono affrescati, tutti coloratissimi. Questo è quello che, se andate a Brescia, potrete vedere, che vi lascia proprio a bocca aperta. Beh, perché è la casa del Dio, ma anche le case, se voi andate a Pompei, vedete che l'interno delle case sono coloratissime, no? E anche la casa del Dio era coloratissima. Ma vedete questi che sono dei frammenti che vengono da quel, ecco, da qui, da quel tempio che alla fine del secondo secolo è stato portato alla luce in Valpolicella, no? Quindi abbiamo ragione di ritenere che anche tutti i templi che sono stati costruiti in tarda età repubblicana nel Veneto fossero così affrescati. Sarà compito del mio collega, il prossimo appuntamento, il collega Sperti, di raccontarvi questi templi, come erano costruiti, quali erano le maestranze che sono state chiamate per costruirli, le fasi e così via. Ma la cosa che mi importa qui ricordare è che al tempio è sempre associato un altare, perché l'altare il centro della liturgia. Dentro il tempio, come vi dicevo, non entrava quasi nessuno, ma dove si svolgevano i riti? Davanti al tempio, intorno all'altare. I veneti antichi non avevano una grande familiarità con gli altari. Noi ne abbiamo uno che proviene da un luogo di culto nel suburbio settentrionale d'Altino, vedete qui un'iscrizione venetica, ed altri altari che sono in età preromana il piedistallo per dei votivi. Ma in età romana ecco che nascono degli altari che sono prospicenti al tempio, ed è su questi altari, vi faccio vedere un caso di Feltre, uno di Treviso e così via, vedete, è sull'altare che si svolgono i culti. Quali culti? Beh, intanto dovete pensare che davanti al tempio si radunava la comunità. E ogni tempio aveva una sua lex templi, cioè che stabiliva quali erano le feste, i giorni di festa di quella divinità, quali erano gli animali che dovevano essere sacrificati a quella divinità, ad esempio, non so, alcuni le pecore, altri dei galli, altri, che ne so, i tori e così via, altri le scrofe, se dovevano essere animali maschi, animali femmine, se dovevano essere adulti, se dovevano essere dei lattonzoli, se e quali altre offerte dovevano essere, magari quali profumi dovevano essere bruciati, quali sostanze dovevano essere tributate. Quindi c'era proprio un rigido regolamento per ogni tempio, no? E tutti questi culti avvenivano proprio intorno all'altare ed erano officiati dagli magistrati della città, aiutati, come abbiamo visto, dal personale di supporto. Quindi voi dovete pensare che sopra questi altari si svolgevano libagioni, sacrifici, offerte di frutta e così via. Lì, dopo aver ucciso l'animale, si deponevano gli exta, cioè cosa vuol dire? Gli intestini che venivano scrutati dalle ruspici per dire, ecco sì, le divinità sono favorevoli. Ecco, quindi pensate che il culto si svolgeva intorno a questo oggetto. E questo oggetto miniaturizzato diventava l'ex voto. Quindi vedete, questi così grandi sono gli altari funzionali. Questi molto più piccoli erano invece gli altari che venivano offerti dai devoti, solitamente in forma più piccola. E proprio su questi oggetti molte volte erano rappresentati proprio
gli oggetti di culto. Questa, vedete, è la patera umbellicata, cioè un piatto che è una sorta di ombelico al centro, che è il contenitore delle offerte solide. Questo, vedete, il coulter, è il coltello con cui si uccidevano gli animali. Questo è l'urceus, cioè l'anforetta che conteneva le offerte liquide. Quindi dovete tenere presente che ogni divinità ha il suo culto. Guardate che è difficilissimo trovare tempio, statua di culto, altare. È rarissimo. No? Molte statue di culto erano in bronzo e quindi sono state tutte rifuse. Vi porto questo esempio che viene dalla Val Camonica, da Breno, perché proprio è stato in Italia settentrionale uno dei rari casi in cui è stato trovato, qui vedete la ricostruzione del tempio, è stata trovata, come vedete, senza la testa, ma comunque la statua di culto e anche l'altare. Quindi qui avete proprio il sistema liturgico romano. Quindi cella con dentro la divinità e l'altare intorno al quale si assiepano i devoti. E voi sapete benissimo quel termine del sacrificio, i cibi venivano distribuiti. Il sacrificio non è nient'altro che il mangiare insieme alla divinità. E vi ricordo che le divinità romane in qualche occasione uscivano dalla loro casa e su delle portantine, che i romani chiamavano tense, venivano portate in giro in processione come facciamo anche adesso. Molte volte venivano portate, ad esempio, ad assistere insieme agli uomini ai giochi nel circo. No? Quindi era un modo di condividere spazi, feste e anche cibo. Dopo l'entrata delle comunità venete nella romanità abbiamo una vera e propria esplosione di templi in tutte le città del Veneto. Guardate Verona, guardate, questa è la ricostruzione del tempio del Capitolium di Verona, e l'archeologa che l'ha scavata ha calcolato che ci sono voluti 20 anni a costruirlo. È come, insomma, la fabbrica del Duomo, no? Non sono cose che si costruiscono in un giorno, no? Ma vedete che è circondato da un triportico ed è stata rinvenuta un'iscrizione in cui un benefattore cittadino ha proprio a sue spese, vedete, de pecunia sua, ha provveduto a finanziare la cripta e il portico, dove sono stati posizionati tutti i documenti. Lì sono stati trovati, ad esempio, i catasti di Verona, no? Perché intorno al tempio si conservavano, perché nessuno, essendo la divinità a custodirlo, aveva mai il coraggio di profanarlo, quindi tutti i documenti pubblici erano conservati in questo triportico. Ad Altino, vedete, sappiamo che il futuro imperatore Tiberio, quando era ancora solo console nel 13 a.C., ha dato al municipio, quindi vuol dire che ha finanziato, templa al plurale, portici e giardini. E lo sappiamo perché, vedete, qui abbiamo solo un frammento di un'iscrizione che però è stata possibile ricostruire e che si è conservata perché è stata riempiegata come architrave del battistero di Torcello. E poi, qui siamo sempre ad Altino, quando in età romana al dio Altno venne sostituito Giove, venne apprestato una sorta di bosco sacro ed è stata trovata questa dispettosa iscrizione che vedete rotta sia a destra che a sinistra, ma in cui abbiamo il nome della divinità Giove e il fatto che un personaggio di cui non conosciamo bene il nome, perché vedete il suo nome rotto sia a destra che a sinistra, ma che probabilmente era proprio Flamine Perpetuo, cioè sacerdote a vita di questo culto, ha proceduto alla costruzione di questo tempio e ad esempio a dedicare le suppellettili. Ma vedete ad esempio ad est, qua è una liberta di nome Gavia che dedica a una divinità, ancora una volta non abbiamo il nome ma probabilmente Venere Augusta, un tempio
delle suppellettili, perché vedete qui c'è solo S, ma è molto probabile che nella parte perduta ci fosse la parola suppellectiles, Aram, l'altare, e la tensam, cioè la portantina con cui veniva portata a spasso la statua di culto. Altre due cose voglio però sottolineare con voi. Che quando i romani arrivano nel Veneto e tutti gli insediamenti diventano colonie o municipi romani, come ci ricordano delle leggi che sono state trovate in Spagna, ma che sono uguali per tutti i municipi e per tutte le colonie, queste leggi ci dicono che i duoveri, chi sono i duoveri? Sono i sindaci delle città romane. Cioè ogni anno voi sapete che il popolo eleggeva due magistrati, i più importanti, e che venivano chiamati duoveri. Vedete, i duoveri entro i primi 10 giorni dall'assunzione della loro carica, entravano in carica il 1 gennaio, devono riferire ai decurioni, che sono i senatori locali, che devono essere presenti nella seduta per almeno 2/3, cosa devono riferire su quali e quanti siano i giorni festivi e quali sono gli atti sacri che si vuole celebrare pubblicamente. Cosa vuol dire? Devono dettare il calendario cittadino, il calendario delle feste cittadine. Perché? Perché ogni città ha tantissime divinità. Guardate, qui vi ho riportato il caso di Padova, qui il caso di Concordia. Questo è il caso di Altino. Guardate quante divinità che sono quelle che sono per ora attestate dalle iscrizioni, no? Tantissime. Ma sono i capi politici della città che ogni anno devono dire quali sono le feste della comunità e a quali di queste divinità deve essere tributato il culto pubblico. Voi sapete che anche adesso ogni città ha un suo patrono, ad esempio, no? Quindi, e quali di queste feste devono essere finanziate dalla collettività? E qui vedete l'ultima caratteristica che voglio farvi vedere di differenza dal mondo dalla religione dei Veneti antichi a quella dei Romani. Anche qui abbiamo una religione politeistica, tante divinità, ma le divinità dei Veneti viaggiano. Abbiamo Venere, che è sia a Padova che a Concordia, che Altino. Non più ogni divinità è adorata in un solo luogo, ma nel Pantheon romano Giove è dappertutto, Minerva, Apollo, Venere e così via. E l'altra caratteristica è che se molti santuari hanno come titolare una sola divinità, altri invece ospitano tante divinità. Guardate ad Altino, in località Canevere, quindi a nord nel suburbio settentrionale, sono venuti alla luce questi altari. Allora, questo è dedicato a Venere Augusta. Questo è dedicato a una divinità che è l'unica volta che è attestata nel mondo romano. Si chiama Vetlonia. Questa, guardate, questa è una cosa che ci piace tantissimo. È un'ara dedicata ai lucris meritis, vuol dire ai guadagni ben meritati. Guardate che sino alla scoperta di questo altare, noi sapevamo che i romani avevano divinizzato anche i guadagni solamente da un polemista cristiano, Arnobio, che aveva scritto: questi romani sono matti, divinizzano tutto, anche i guadagni. Ma sino a quel momento in tutto il mondo romano non era mai stata trovata una dedica ai guadagni. È stata trovata ad Altino. E questo non ci stupisce, perché Altino è un porto, no? Un porto in cui vivono proprio una forte classe mercantile. E non ci stupisce quindi che ci fossero delle divinità che dovevano presiedere appunto ai guadagni dei mercanti. Qui abbiamo i dei inferi, questo non sappiamo che divinità, perché probabilmente l'iscrizione era dipinta, ed essendo dipinta ovviamente è scolorita, e questa piccola piccola, ve l'ho fatta vedere prima, era la divinità Ops, questa qua. Ecco.
Anche qui adesso non abbiamo tempo di dilungarci su questo, ma le divinità celesti volevano degli altari grandi, le divinità ctonie che stavano sottoterra come Ops, divinità piccole, le divinità mesoxume, quelle che abitavano alla stessa altezza degli uomini, divinità, altari medi, no? Quindi anche la dimensione degli altari era correlata proprio alla tipologia di divinità. Concludo con un ultimo cambiamento che avviene nella religione romana, e questa volta nella religione più sia pubblica che privata. Con l'avvento della romanità trionfa il voto. Che cos'è il voto? Noi crediamo di sapere che cos'è il voto. Beh, questo vi faccio vedere, no? In un progetto che stiamo portando avanti abbiamo censito tutti i verbi che sono testimoniati nelle iscrizioni sacre del Veneto. E abbiamo visto che in età romana abbiamo veramente una, mentre per il dono abbiamo solo 8 dediche, abbiamo più di 70 formule votive. Ma il voto romano è una cosa molto complessa, no? Perché è basato su tanti gesti rituali ed è governata non dal concetto del do ut des, cioè io devoto do a te divinità perché tu mi conceda qualche cosa. Non è così. È governata dal concetto del da ut dem, cioè tu prima divinità mi devi dare perché allora io ti corrisponda quanto promesso. Tutto incominciava con una cerimonia che veniva chiamata voti sponsio, che era una promessa scritta alla presenza di testimoni, in cui il devoto stabiliva quello che voleva, qual era la divinità a cui richiedeva il favore e in quanto tempo questo favore doveva essere corrisposto. Poi bisognava recarsi nel luogo di culto e molte volte con l'assistenza dei sacerdoti bisognava pronunciare, e non dovevi sbagliare, perché se sbagliavi anche solo una parola, bisognava pronunciare quella che veniva chiamata la nuncupatio voti, la preghiera. Come era formulata la preghiera? Iniziava col nome della divinità e poi con tanti se, cioè se tu mi concederai questo, se tu lo farai entro un anno, no? Dico un anno, 3 mesi, cioè era il devoto che decideva entro quanto tempo doveva essere corrisposto il favore. Poi si passava alla seconda parte. Allora, era proprio l'avvergo tunc, allora io ti darò, e si diceva, non so, un capretto, una somma di denaro, vi farò vedere un pollastro e così via. Ecco. Cosa succedeva? Che questa formula molte volte veniva messa per iscritto, veniva lasciata nel santuario. Pensate che le fonti letterarie ci dicono che dei devoti corrompevano i sacrestani, gli davano dei soldi, perché mettessero questa formula, la loro richiesta scritta, sulle ginocchia della statua di culto. No? Perché pensavano che così sarebbero stati esauditi molto con certezza, no? Poi si arrivava alla scadenza. Se non erano stati ancora soddisfatti, potevano fare una commendatio. Cosa vuol dire? Aggiungere, promettere in aggiunta qualche cosa in più. Se arrivate al giorno della scadenza temporale la divinità non aveva corrisposto quanto richiesto, il devoto era libero, diceva una formula, ac die immolatum non est, in questo giorno non si sacrifica, perché tu divinità non mi hai corrisposto. E quindi erano sciolti da ogni impegno. Se la divinità invece aveva corrisposto quanto dovuto, il devoto diventava
voti damnatus, cioè condannato a corrispondere quanto dovuto, e lo doveva fare pubblicamente. E molte volte ci raccontano sempre le fonti letterarie che lo faceva in corteo, tutta la famiglia andava e su un cartellone veniva scritto il nome, la preghiera, e si andava al santuario e in presenza di tutti si doveva corrispondere quanto dovuto. Bene, pensate quindi che noi abbiamo tante volte questa formula, VSLM, votum solvit libens merito, cioè sciolse il voto volentieri, meritatamente. Ma noi abbiamo solo questa formula, ma pensate a quanti gesti votivi l'hanno preceduta. E guardate, qui abbiamo un caso che viene dall'Agole di Calalzo. Vedete un manico di un simpulum, di un attingitoio, in cui c'è il nome del dedicante, che è ancora un nome veneto, Volsomnios Enicheios, veneto. La divinità che è ancora veneta, Trum, che sta per Trumusiate, ma la formula è latina, votum solvit libens merito. Vedete? E guardate l'ultimo caso che vi faccio vedere. Ad Altino è stata trovata questa laminetta di piombo. È chiamato pistografa perché è scritta sia davanti che dietro. E vedete, probabilmente è stata attaccata a qualcosa, a un albero, a un palo, non sappiamo. E poi è stata ripiegata e defunzionalizzata. Cosa ci racconta? Beh, guardate cosa c'è scritto. Io, Cesernio Severo, promisi allora in voto come dono 30 sesterzi, perché nessuna questione giudiziaria, il termine è proprio nessuna lite, mi procurasse nemici. Ti donerò un'oca e parimenti ti promisi in voto un pollastro. Ecco. Noi non sappiamo come è andata a finire, se il nostro Cesernio Severo è stato o no accontentato. Ecco. Però voi capite la natura contrattualistica della religione romana, che è esemplificata da tutti questi atti individuali. Ecco che alla fine siamo arrivati. Vi ho già torturato per un'ora, quindi bisogna finire. Allora, è molto interessante capire come i Veneti sono passati a questa religione romana. Chi gliel'ha insegnato, ad esempio? Cioè, questi sacerdoti, intanto, in questo periodo di trapasso, parlavano in Veneto o parlavano in latino? Le formule erano ancora quelle della religione veneta o erano già quelle della religione latina? Abbiamo visto che il voto è una cosa peculiare romana. Chi gliel'ha insegnata? I sacrifici sugli altari. Guardate che il sacrificio non è una cosa... Cioè, ci sono tutti i singoli atti. Bisogna prendere l'animale, stabilire che l'animale sia sano, che l'animale sia proprio come deve essere prescritto, che non sia fallato, diciamo così. Poi deve essere cosparso con la mola salsa, che è una sorta di farina, mola, da cui viene la parola immolare. Poi col coltello si passa sulla schiena dell'animale. Questo lo deve fare il sacerdote capite velato, cioè il sacerdote, il magistrato sacerdote. Poi il magistrato non si sporca le mani perché è il vittimario che lo uccide. Bisogna squartarlo, bisogna prendere gli extra, ma bisogna prendere... Gli extra non sono solo l'intestino, è una parte dell'intestino, il fegato. Questo deve essere messo sull'altare, no? Poi deve arrivare l'augur, la ruspice che lo esamina e deve dare quindi l'assenso, no? Poi il resto dell'animale deve essere diviso a pezzi, bollito e distribuito ai devoti. Cioè è tutta una serie di atti. E chi li ha insegnati? Quindi abbiamo tante cose che purtroppo non sappiamo, no? Ma c'è un apposito progetto organizzato finanziato dall'Università Ca' Foscari, che si chiama Fonti epigrafiche sacro nel mondo antico, nuove prospettive a confronto, che ha fatto un workshop proprio adesso. Questo progetto
è capitanato dal mio collega Lorenzo Calvelli, che è lì, e quasi tutte le persone che hanno parlato, che parleranno qua, partecipano proprio a questo progetto, perché stiamo studiando questi aspetti, cioè come la ritualità, la cultualità veneta è transitata nella cultualità romana, e questo usando una fonte privilegiata che è la fonte epigrafica, la fonte scritta, perché ovviamente è quella che ci parla di più. Questo fu un passaggio importante della acculturazione che ebbe molte fasi, ma fu un passaggio indolore, perché proprio perché entrambi i popoli erano politeisti e perché il Pantheon romano era ospitale. Non c'è nessuna difficoltà a continuare a far entrare le divinità venete nel Pantheon romano. Magari poi i devoti associavano alla divinità veneta quella romana che era più simile come caratteristiche, però abbiamo molte iscrizioni che sono rivolte a divinità che hanno ancora il nome indigeno, il nome preromano. Quindi se qualcuno di voi ha letto di Maurizio Bettini L'elogio del politeismo, ecco, i passaggi da una diciamo situazione istituzionale all'altra, l'incontro dei popoli, molte volte sono favoriti dalla disponibilità all'accoglienza religiosa. Grazie della vostra attenzione. Grazie mille Giovannella di questa bellissima e amplissima relazione, che io credo veramente sia un po' una chiave di volta nell'ambito del nostro ciclo di conferenze di quest'anno, perché è proprio la cerniera fra il mondo preromano e il mondo romano. Come sempre professoressa Cresci sarà disponibile a delle domande se ci sono da parte del pubblico. Qualche curiosità? Là in fondo. Intanto grazie. Le offerte che facevano i fedeli, che come venivano utilizzate? Venivano redistribuite? C'era la Chiesa che se le prendeva? Dunque, cioè, non so se ho capito bene, che fine facevano i votivi? Esatto. Un gruppo si occuperà, e la dottoressa Tirelli è proprio all'interno di questo gruppo, dovrà proprio lavorare sulla manutenzione dei templi o delle aree sacre, dei santuari, perché tutti gli ex voto si accumulavano, no, intorno al tempio, e quindi c'era la necessità di periodici, diciamo, manutenzione. Cosa si faceva? I più preziosi venivano conservati in quello che è chiamato il tesoro del tempio, i tesauroi, no? Ma altri venivano defunzionalizzati e, come posso dire, ritualmente occultati in fosse che gli archeologi chiamano favisse, e diventavano anche queste, non potevano essere più toccate, no? Magari proprio la dottoressa Tirelli può rispondere bene a questo, no? Nel senso che anche studiare la modalità con cui venivano ripulite, diciamo così, i templi per dare spazio a nuovi votivi, no? Perché, non so, in alcuni casi venivano ritagliate alcune parti del ex voto, soprattutto quelle che conservavano il nome della divinità, perché non si voleva andare a intaccare il nome della divinità, e il resto veniva magari rifunzionalizzato.
ma ci sono appunto, questi sono proprio studi sulle stipe votive, no? Sì, io credo che tutto sommato noi in qualche modo conosciamo, anche perché forse ci abbiamo più lavorato, sulle stipi, sui depositi votivi, insomma ci sono varie terminologie preromane che non romane, perché in realtà anche se, come abbiamo appena sentito, in età romana cambia non solo l'immagine, ma cambia la sostanza dell'ex voto, non è più il devoto che rappresenta se stesso, ma è la divinità che viene rappresentata. Io credo che non è che noi conosciamo molto bene il pandan romano di quello preromano, che in fondo conosciamo forse di più. Anche questo sì, sarà. Perché, scusa se ti interrompo, perché avete visto che il sistema templare molte volte prevede ad esempio dei portici, no? I portici che diventano degli archivi, diventano anche il luogo in cui venivano appese, non so, lamine votive e così via. E quindi, cioè, ad esempio, diventavano ad esempio i tabularia delle città, no? Il tabularium cos'è? Proprio l'archivio, no? Quindi abbiamo anche l'ospitalità dei votivi in questi spazi, che sono appunto i portici antistanti al tempio. Però appunto, se voi vedete un tempio romano, intorno al tempio era pieno di ex voto accumulati, no? Abbiamo una bella immagine di un tempio in Mesia in cui non c'è più il tempio, ma tantissimi altari accumulati intorno. Poi un altro aspetto interessante è che sui templi veniva attaccato di tutto, no? Venivano proprio attaccate iscrizioni, per cui c'è questa bella espressione del poeta Cornelio Gallo che dice: io sarò felice quando potrò leggere i templi con le tue imprese. Si sta rivolgendo a Cesare. Leggere i templi, perché i templi erano pieni di scritte, no? Celebrative, votive e così via, no? Quindi noi adesso guardiamo al tempio come un monumento, no? Ecco, e invece il tempio era veramente un luogo appunto di culto e un luogo in cui si attaccava di tutto. Pensate che quando il tempio della Dea Fides in Roma, in Campidoglio, era il luogo in cui si attaccavano i diplomi militari. Cosa sono i diplomi militari? Quando certe categorie di soldati andavano in congedo, ricevevano una specie di carta d'identità fatta così, in bronzo, in cui si scriveva che avevano ottenuto la cittadinanza romana. Bene, una copia veniva data al congedato e una copia veniva conservata attaccata al tempio della Dea Fides. E nei diplomi militari noi troviamo sulla destra, sinistra, in alto, in basso, perché è proprio localizzato il luogo in cui venivano attaccati questi oggetti, proprio perché la divinità era garanzia di salvaguardia. Quindi le divinità, appunto, cioè i templi, sono i luoghi in cui si conserva tutto quello che non si è sicuri che non potrà essere sottratto. E infatti la massima, diciamo così, disonore che può colpire un uomo, soprattutto se è un uomo politico, è quello di depredare i templi. Depredare i templi è il sacrilegio proprio più, diciamo, infamante, ecco, perché il tempio è un coacervo di documenti. Molti di questi documenti sono in bronzo e quindi, o molte volte sono in materiale deperibile. Guardate che il contratto scritto degli ex voti era fatto in legno, nelle tavolette cerate, non se ne è conservato uno. È tutto materiale deperibile. Guardate quello che abbiamo visto, il nostro Cesernio, perché si è conservato? Beh, perché era in piombo. Piombo, materiale vile, quindi non è stato defunzionalizzato e reimpiegato, no? Ma chissà quante ce n'erano, no? Così.
E sono tante piccole, diciamo, microstorie religiose, che è molto interessante decodificare, ma che non ci devono far dimenticare le tante cose che non sappiamo della religione romana. Cioè, noi abbiamo tante microstorie, perché abbiamo tanti ex voto, ma gli ex voto sono individuali, ma la maggior parte delle feste erano collettive, no, ma feste religiose. Ma essendo delle pratiche, oramai gli antropologi li chiamano pratiche performative, sono effimere. No? Cioè, è come una comunione, no? Ecco, la comunione c'è, tutti i bambini si vestono bene, tutti i bambini se, c'è tutto un rito, ma poi sparisce, no? Ecco, quindi tutte le pratiche performative non lasciano traccia. Però è quella la sostanza del rito, ma noi ne conserviamo proprio delle tracce minimali. Pensate ai canti, no? Ai balli, alle processioni, cioè, erano tutte pratiche di cui noi, ma magari Livio ci dice che durante durante la guerra annibaliche, per scongiurare, ci fu Livio Andronico che confezionò un canto che venne cantato da maschi e femmine, ci dice il numero, ci dice che dovevano essere patrimi e matrimi, cioè dovevano essere ragazzi e ragazze che avevano ancora i genitori in vita, perché ci sono tutte queste prescrizioni rituali. Però tante cose non le sappiamo. Pensate ad esempio, adesso non voglio trattenervi troppo, ma noi ne possediamo pochissimi dei leges templi, no? Le leggi dei templi, no? Pochissime, però quelle che possediamo sono interessantissime. Ti dicono questo culto è aperto agli uomini, no, questi sono alle donne, questi a tutte e due, questo lo puoi fare, questo non lo puoi fare. Pensate ai boschi sacri. Nei boschi sacri non si poteva, se cadeva un ramo non poteva uscire dal santuario, no? Perché era di proprietà della divinità, cioè tante prescrizioni, no? Poi noi abbiamo solamente, si sono conservati gli atti dei fratelli Arvali, che era un collegio religioso molto importante in Roma, e questo è l'unico caso in cui si sono conservati i verbali dei loro sacrifici. È una roba complicatissima, no? Duravano 3 giorni e sono fatti di pranzi, cene, processioni, canti, formule, un continuo andare e venire, cioè in questo bosco sacro. Sono tutte cose molto, molto complesse ed è rarissimo avere la possibilità di ricostruirle. Però la religione romana era il cemento della società. Noi non siamo in grado di capirlo, perché noi siamo abituati a una religione basata sulla fede, una religione che ci promette una vita ultraterrena, che ci dice quello che dobbiamo fare e quello che non dobbiamo fare. E per i romani non era così. Però il cemento della società era stare insieme l'una accanto all'altra a fare un rito in comune. Ed è difficile farlo capire, ma se non si capisce questo, non si capisce la società romana. E non si capisce perché si accapigliavano tanto con i cristiani, poi, cioè, perché per loro il fatto che una parte dei cittadini non partecipasse al culto è come dire i culti basta, non funzionano più. Capite? Per il fatto di non partecipare era questo che impediva la Pax Deorum, perché se no i romani non avrebbero avuto nella loro ottica nessuna difficoltà a introdurre anche Gesù nel loro ricchissimo panteon, no? Cioè, hanno accolto tutti, no? Ecco, ma quello che non potevano accettare erano le religioni che non accettavano gli altri dei e non partecipavano ai culti comuni. È difficile capire, però per loro era così. Non so se sono stata chiara, ma è... Grazie.